Sto leggendo in questo momento. Niccolò Fagioli è un calciatore italiano che gioca come centrocampista per la Juventus Under 23, 19 anni, nato il 12 febbraio 2001, ed è un giocatore che questa sera ha esordito con la Juventus, con la prima squadra, la Juve, e ha disputato una partita sensazionale, veramente. Un applausone a Niccolò Fagioli che mi ha impressionato. Poi adesso andiamo a parlare nello specifico anche di tutti gli altri, ma volevo partire con questo commento a caldissimo perché è appena finita la partita. Ma prima di tutto OneFootball, qui sotto in descrizione, scaricate OneFootball sui vostri cellulari per leggere anche i giudizi che daranno appunto a Nicolò Fagioli e non solo a Fagioli, perché ci sono tanti altri giovani interessanti di cui parlare. E ovviamente andremo a proiettarci già alla sfida contro l'Inter, la semifinale di Coppa Italia, ovviamente, e tutte le altre partite che ci aspettano. Io qua ho il mio foglio, il mio calendario, ve ne ho parlato su Twitter, seguitemi su Twitter anche, e ve ne ho parlato in un video qua su YouTube. OneFootball è gratis. Dicevamo, Fagioli, ragazzi, Fagioli sembra veramente un giocatore completo e importante. Poi va bene, 19 anni, ne fa 20 tra veramente pochissimo, giovane. Non aveva ancora avuto un impatto con la Serie A, non l'ha avuto neanche stasera perché comunque la SPAL è una squadra di Serie B, però sapete, lui è un giocatore della Juventus Under 23 che va a affrontare un campionato di Serie C. Stessa cosa che era avvenuta con Frabotta, con Portanova, ora Portanova andrà al Genoa, quindi affronterà un campionato di Serie A. Frabotta questa sera ha giocato e ha segnato il primo gol con la maglia della Juventus prima squadra, e anche questa è una bella soddisfazione. Ma la soddisfazione grande è vedere una squadra come la Juventus, che sì, va bene, va a affrontare una squadra di Serie B, il risultato è larghissimo ed è giusto che sia largo, ma il risultato è largo con una Juve che va a inserire all'interno della formazione titolare dei giocatori giovani, giovanissimi. Dragusin, che ormai l'abbiamo già visto anche in Champions League, l'abbiamo visto in Coppa Italia proprio col Genoa, lo stesso Frabotta, che aveva giocato tantissime gare in Serie A quest'anno anche, partendo titolare anche in alcuni big match. L'ultima volta che l'abbiamo visto era stato con l'Inter, dove sicuramente aveva sofferto Hakimi, e per forza di cose è giusto che sia così. Il livello è super differente, ma Frabotta ha tutte le carte in regola per crescere e proiettarsi a fare una carriera importante. Io il Fagioli che ho visto stasera capisco benissimo che era contro una squadra non di altissimo livello. Capisco benissimo che magari in Serie A potrebbe fare incredibilmente più fatica, ma io guardo a livello tecnico, mi è sembrato un giocatore spettacolare, un giocatore che ha una visione di gioco allucinante, un piede super educato. E poi lì nei due a centrocampo, tanta roba, andava spesso a prendersi i palloni indietro, li smistava con velocità, perché è questo che mi ha impressionato. Vedere un giocatore così giovane all'esordio in prima squadra, all'esordio con i grandi nella Juventus, che riesce a girare palla con questa velocità e con questa tranquillità. Poi è uscito per infortunio, penso nulla di grave, ma anche questo lo leggeremo su OneFootball. Però io lo aggrego alla prima squadra tranquillamente e cerco di farlo giocare sempre di più, dato che dal mercato probabilmente un centrocampista non arriverà. E secondo me un Vice Arthur ci serve. Per me Vice Arthur può essere benissimo Fagioli, che va a giocare quelle poche partite nelle quali non gioca Arthur, e intanto inizia a crescere giocando e allenandosi con i grandi. Io tra l'altro Fagioli l'ho incontrato, ho avuto il piacere di conoscerlo l'anno scorso quando sono andato a Madrid con la squadra per la trasferta contro l'Atletico, la prima partita del Champions League della Juve di Sarri dell'anno scorso, e ho avuto modo di chiacchierare con Fagioli. Abbiamo fatto anche una foto, ve la posterò su Instagram, ve la farò vedere nel video di domani, delle pagelle, perché andremo a fare le pagelle di questa cosa. Ma io sono soddisfatto. Un 4-0 che ovviamente è stato divertente. Però è anche una partita che lascia il tempo che trova. Auguri a Buffon, che tra un'ora e 10 farà gli anni, farà 43 anni, e ancora si permette di giocare a questi livelli, su questi palcoscenici, che per quanto possa essere bistrattata e sottovalutata la Coppa Italia, è sempre una competizione che fa un sacco piacere giocare e vincere, e dà fastidio quando si esce. E quindi mi auguro che siano gli interisti a uscire nel prossimo turno di Coppa Italia e di continuare questo sogno, perché è sempre potenzialmente un altro trofeo, un trofeo in più che non guasta mai. E Buffon, nonostante i 43 anni, e si sta già parlando di un altro anno come Buffon, come vice portiere, come secondo portiere l'anno prossimo. E poi va a giocare con Dragusin, va a giocare con De Ligt, va a giocare con Demiral, va a giocare con Frabotta, va a giocare con Fagioli, va a giocare con Da Graca, con Di Pardo, con tutti questi ragazzi che magari Buffon l'hanno sempre visto come una leggenda e nemmeno immaginavano di poterci giocare insieme. Quindi la Juventus di stasera è stata uno spettacolo per questo, perché Pirlo ancora una volta ha
dà fiducia ai giovani, si butta tutto se stesso sui giovani, si vede che li vede in allenamento, si vede che ha veramente coraggio nel buttarli all'interno della formazione titolare, condita da qualche elemento come Rabiot, che ha fatto un partitone stasera, Ramsey, che secondo me non ha fatto un partitone, Morata e Kulusevski, che hanno entrambi segnato, e ovviamente quelli che sono entrati poi, Alexandro, Chiesa, autore di una prestazione colossale, secondo me Chiesa, ma anche di questo parleremo come di tutti i singoli domani, però è stato bello vedere che la Juventus aveva ovviamente la sua spina dorsale, i suoi titolari veri e propri, e poi tutto questo turnover. Pirlo era arrivato appunto per l'Under 23. L'Under 23 non l'ha mai allenata perché è stato promosso immediatamente allenatore della prima squadra. Eppure l'Under 23 l'ha allenata a suo modo nelle partite che giustamente sulla carta come Genoa e Spal, con tutto rispetto per le due squadre, ma non sono sicuramente dello stesso livello di importanza e di difficoltà di una gara di campionato, è riuscito a dosare e a inserire questi giocatori. Ora il calendario cosa dice nel nostro Road to Crotone? Che il 30-01 abbiamo la Sampdoria, il 6-02 abbiamo la Roma, il 13-02 abbiamo il Napoli, il 17-02 abbiamo il Porto, il 22-02 abbiamo il Crotone e in mezzo la sfida con l'Inter, la semifinale di Coppa Italia che non so bene dove verrà ficcata all'interno di questo calendario, ma vedremo, aspettiamo e vediamo. Io sono contento, ovviamente vado a letto contento e soddisfatto di una Juve che ha fatto il suo dovere, niente di più, niente di meno. Tra l'altro, prima in live su Twitch la gente mi chiedeva: Luca, come sta giocando la Juve? Cosa ti aspetti da questa gara? Io da questa squadra non potevo aspettarmi niente questa sera, perché ovviamente non era la Juventus e giocavi contro una squadra che giustamente è una squadra di Serie B, di un campionato minore, quindi non è che potevi aspettarti, dovevi aspettarti il risultato. Ed è stato un risultato rotondo. Io sono contento. Non so voi, abbiamo visto delle cose buone, delle cose inedite questa sera. E adesso continuiamo a dare fiducia a Pirlo, perché dobbiamo arrivare a Crotone con quella matematica che ci dice: sì, ragazzi, potete ancora sperare. La Coppa Italia è tutto ok. Vediamo quando giochiamo con l'Inter. E probabilmente non ci sarà più spazio per i giovani come è stato fino adesso, a meno che qualcuno all'interno della prima squadra non possa, comunque tramite gli allenamenti ed eventualmente anche purtroppo le sfortune legate a Covid, a infortuni, a squalifiche, possano poi ritagliarsi dei momenti importanti che li proietteranno come titolari, come riserve o come subentranti in determinate partite, magari messe in ghiaccio o dove quelli che sono titolari sulla carta, come Ronaldo, questa sera sono destinati a riposare, perché comunque stasera a un certo punto non avevamo un centravanti in campo perché è uscito Morata, è entrato Chiesa e ci si è ritrovati con Chiesa e Kulusevski davanti a fare le punte, che tutto sono tranne che punte. Io sono contento anche del gol di Frabotta che mi stanno facendo rivedere questa sera. È stato veramente un'emozione vedere un giocatore così gioioso, emozionato a sua volta di aver segnato un gol così importante nella sua carriera. Perché sì, possiamo dirlo, vabbè, era Juventus Spal di Coppa Italia con la Spal in Serie B, con la Juve, che è la Juve, cosa vuoi che sia? Chiedetelo a Frabotta cosa vuoi che sia. Segnare il suo primo gol da professionista con la maglia della Juventus, chiedetelo a Frabotta cosa vuol dire. Io sono contento, anche per lui.